Ciao bello a te, spero che mi state seguendo giornalmente con tutti i video che sto pubblicando. Questo qua riguarda la torre di Fukuoka che ho registrato lo stesso giorno del parco di Ori, cioè quello che ho pubblicato appena prima. Metto la sera, dai, andiamo a farci un giro ancora a giorno, perché no? Pensavo che il pomeriggio ci sono pochi turisti, qui a Tokyo è effettivamente così, quando fai le cose più tardi la sera c'è meno gente, quindi è più comodo. Invece no, lì a quel giorno lì, proprio quel giorno lì, c'era sicuramente un paio di bus di cinesi, quindi c'era un sacco di gente. In ogni caso, questo video fa vedere la torre di Fukuoka, è che il titolo è così pensato, no? In ogni caso, un po' di paesaggio. Dentro la torre c'erano un paio di giochi che si potevano fare, più di premonizione, quindi lettura del futuro. Un pochettino quello che c'era da davanti. E infine ho pensato, aggiungiamoci anche un attimino una parte dello stadio del baseball, ma lì commenterò già nel video, quindi doso. お待たせいたしました。まもなく窓側より外の景色をお楽しみいただけます。おりきだりしょすみだパッケキャンチルーパジュセヨ。本日は福岡タワーへお越しくださいまして、
Ok, questo è il dome. Come si chiama? Dove ci sono le partite di baseball, praticamente, o concerti, da come ho capito. Io lo vedo anche dal balcone di casa, o comunque abbastanza vicino a casa. Partite per il momento non ci sono stata, non penso che ci andrò neanche, a meno che non venga invitata, se no boh, è bello, non mi piace, è grande. E c'è anche la scala mobile che adesso non funziona. Buono. Ecco, sì, infatti la torre è molto bella. Io ho preferito il paesaggio sicuramente quello di giorno che quello di notte. Non perché non sia bello vedere le luci di una città, ma il mare, vedi proprio benissimo il mare. Sembra sciocco per alcuni, ma noi in Svizzera non abbiamo il mare, quindi vedere così il mare aperto, lo spazio tutto aperto, non avere montagne intorno come ho avuto per diversi anni, è stato come una liberazione, non vedere montagne. Esatto, c'era anche un posto per gli innamorati, quindi a San Valentino era molto frequentato il posto. Mi sembra che sono andata dopo. Alla sera la torre esternamente mette sempre delle luci in base o al mese o alla stagione. Tipo durante San Valentino, io non l'ho visto, hanno messo i cuori, tutto illuminato con cuori. Quando sono andata una volta la sera c'era i fiori di ciliegio, che spero di riuscire a mettere in un video più in là, anche perché era una delle ultime serie di Fukuoka. E allo stadio, accidenti a me, potevo andarci, ma purtroppo avevo scuola tardi e quel giorno e la mattina avevo scuola presto, quindi anche se andavo allo stadio non so come avrei potuto guardare la partita. Quindi ho dato il mio biglietto alla mia compagna di stanza, no, ma di casa, perché noi eravamo in due nella casa famiglia, e lei ha potuto guardarsi la partita con il suo ragazzo. Trovo strano che se arrivi in coppia separano le famiglie, però è anche bello separarsi dal proprio compagno, immagino, non lo so. Tanto lo vedi sempre a scuola. Quindi prima dello stadio del baseball c'era anche l'Hilton ed era gigantesco. Siamo andati lì a mangiare una volta. Sì, per la festa di compleanno del papà nella famiglia siamo andati a mangiare all'interno dell'Hilton ed era una cosa pazzesca. Non avevo mai visto un hotel così. L'hotel aveva dentro un centro commerciale ed dicevo, ma what? È gigantesco, da fuori non sembra, però c'è tutta la parte dietro, è un'arcata enorme con dei vetri che ti dici, ma dove lo caghi sto spazio? Da noi è impensabile. Eppure un'isola, cioè Giappone è un'isola, quindi non è che è molto spazio. Anche in Svizzera abbiamo un'isola, ma non è uno spazio chissà quale enorme. Però ti dici, wow, cioè tutto all'ingrande, tutto gigantesco, c'è tutto di più. E appena poco fuori, 250 metri, c'è un centro commerciale, ti dici, perché? Perché uno è l'Hilton e l'altro è uno per i folchi, la popolazione normale che non ha soldi. Anche quello non è che si risparmia con i piani, ed è quasi tanto grande quanto uno dei parchi che ho mostrato di Tenjin. A parte che lì anche lo potevo far vedere tutto quanto, quindi non posso fare i paragoni. Quello in un giorno riesce a farlo, gli altri in un giorno forse vedi la metà. In ogni caso, sarei voluta veramente andare anch'io alla partita di, come si dice, di baseball. Potevo andarci anche quando ero a Kobe, potrei andarci anche adesso volendo, perché ci sono un sacco di stadi anche di calcio, sì. Però a me lo sport frega come a qualcun altro i videogiochi, cioè dipende dagli interessi, veramente. E quindi, che devo aggiungere?
Era un semplice video sulla torre e i suoi dintorni ed è più o meno a 30-20 minuti di distanza qui da casa mia. Detto ciò, io direi che concludo qua e noi ci vediamo a un prossimo video, sicuramente con del cibo stavolta. Ciao!